This the track that make the breasts rewind. This the track that make the girls look fine. Cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo a Terricciola in provincia di Pisa per il terzo atto di questo giro ciclistico della Valdera. Gara a tappe del circuito nazionale, alla prima edizione. Già andate in archivio le prime due tappe con due vittorie per la formazione dell'Unione Ciclistica Giorgione, prima tappa di Capannoli vinta da una fuga da Vardanega, mentre nella seconda tappa è stata vinta da Zordan e ha stravolto un po' quella che era la classifica generale, che ora è sempre indossata da un atleta da Giorgione ma con Zordan, come detto. Abbiamo visto prima le immagini della Magazzini Mangini, qui abbiamo visto Alessio Baudone con il dottore Rossano Caglieri, pronti al servizio dell'ultima tappa, quella della chiusura, quella che deciderà probabilmente il vincitore di questo primo giro ciclistico della Valdera. I pensieri per le squadre sono molti, qui vediamo anche Stefano Casalini del gruppo Capannolese, che chiaramente dovrà dirigere insieme ai suoi ragazzi della Capannolese, e hanno fatto un grande lavoro di sicurezza per tutto quello, per tutto il giro della Valdera. Dicevamo un'ultima tappa che le squadre penseranno molto, c'è chi vuole cercare di vincerlo questo giro, c'è chi proverà magari un colpo di tacco proprio all'ultima frazione, però è da vedere. E noi siamo andati a sentire anche Armando Mangini, proprietario dei Magazzini Mangini. Siamo con Armando Mangini, titolare dei Magazzini Mangini, qua a Terricciola, la rosa di Terricciola, per la partenza della terza tappa di questo giro ciclistico della Valdera. Anche lei è voluto essere vicino a questo giro organizzato dalla Una Bici per Tutti di Claudio De Angeli. Sì, un salve, buongiorno a tutti. Dicevo, no, vicino perché allora Claudio ci ha coinvolto perché è un grande organizzatore e deve essere anche premiato perché è bravo. Poi insomma siamo sensibili al nostro territorio, il giro della Valdera, noi siamo 40 anni che siamo in Valdera e gli vogliamo bene, no? a questo territorio. E questo giro della Valdera volevamo esserci anche noi, eh? Mi sembra di aver fatto una cosa fatta bene per dare lustro al nostro territorio. Ecco, come ha detto ora nell'ultima frase, un'importanza anche al territorio, l'importanza di far attraversare queste zone anche magari per il turismo. Sì, no, ma cioè, è sempre una manifestazione dove si crea movimento, e noi in particolare come Magazzini Mangini abbiamo bisogno di un certo movimento. Poi anche non è detto che stamattina vengano a comprare, ma insomma qualcuno ci conosce e insomma si fa, è sempre pubblicità, volevo dire, farsi vedere per noi è sempre una cosa positiva. Abbiamo sentito le parole di Armando Mangini, proprietario dei Magazzini Mangini e sponsor di una delle maglie di questa gara a tappe, ovvero quella dei traguardi volanti. Ed è proprio Armando Mangini, con accanto il sindaco di Terricciola Mirko Bini e con Claudio De Angeli, presidente dell'associazione ciclistica Una Bici per Tutti, che ha dato il via a questa ultima tappa del giro ciclistico della Valdera. Come dicevamo, tre tappe che hanno dato spettacolo, non sono mancati gli spettacoli, non sono mancati. Per ora la maglia ha sempre avuto una squadra padrone, ovvero quella della formazione della Veneta, della Unione Ciclistica Giorgione, Vardanega nella prima tappa, Zordan adesso e chissà nella terza tappa che si possa stravolgere, perché i Gran Premi della Montagna saranno quattro, il primo all'Aiatico e poi i tre a Terricciola, come detto. Abbiamo detto di Zordan maglia bianca, anche la maglia punti è sua, però non la indossa lui, la indossa il compagno di squadra Vardanega. Poi c'è Lorenzo Conforti in maglia grigia del miglior toscano, c'è Archetti della Bustese Olonia che indossa la maglia gialla di miglior giovane, e poi c'è Lazzarin, che vediamo, siamo al primo traguardo volante, 11 km di gara percorsi, siamo al primo traguardo volante e vediamo che stanno cercando di tirare la volata a Lazzarin. Occhio anche agli atleti, cerca Lorello di pilotare al meglio il corridore Zanetti, che è secondo nella classifica dei traguardi volanti, testa a testa, Zanetti passa ora la testa, vediamo, siamo vicinissimi ormai al traguardo volante, posto proprio davanti ai Magazzini Mangini, e va a vincere l'atleta della regia congressi sia con Valdarno, Alessandro Romeo Zanetti, davanti a Bassega della Bustese Olonia. Terzo conclude Lazzarin, pari merito per questo momento per i due atleti Zanetti e Lazzarin. Siamo già passati al secondo traguardo volante dopo 22 km, vediamo testa a testa tra Zordan e Bassega,
c'è anche Lazzarin che fa testa a testa con Zanetti, va a vincere la maglia di leader Zordan davanti a Bassega, che ve lo vediamo un po' rammaricato di questa seconda posizione, però possiamo dire che annunciamo la prima maglia della giornata, perché andrà a vestirsi di celeste l'atleta della regia congressi sia con Valdarno, Alessandro Romeo Zanetti con 12 punti, per un punto riesce a sovrastare l'ex leader, ovvero colui che l'ha indossata per tutto il giro, l'atleta della GB Team Paul Cantù, Federico Lazzarin. Quindi la prima maglia della giornata l'abbiamo svelata, e qui vediamo che di rimessa è partito un atleta maglia della formazione della Fosco Bessi Vangi Ozierese, si tratta di Alessandro Parato, primo anno in categoria per lui, che è uscito dal plotone in questo momento. Ricordiamo che questa ultima frazione ricordiamo più lunga, perché ha un chilometraggio totale di 108 km, è il trofeo comune di Terricciola, il trofeo Magazzini Mangini e il trofeo anche alla memoria di Davide Faraoni. Davide Faraoni, che molti magari il cognome può dire poco, ma per chi è nel mondo del ciclismo da tanti anni sicuramente saprà di Luciana Gradassi, che è membro per tanti anni del Comitato Regionale Toscano, da una vita nel ciclismo con il marito Carlo Faraoni, e questa gara è anche in onore e in ricordo di Davide Faraoni, il figlio. Qui siamo intanto al primo Gran Premio della montagna, quello di Laiatico, 39 km di gara percorsi. Vediamo che c'è Diego Bracalente davanti a fare l'andatura della Trodica di Morrovalle. Vediamo anche Scalco, chiaramente per l'atleta della Borgo Molino Vigna Fiorita c'è l'idea di portare fino in fondo questa maglia, la maglia di Gran Premi della montagna, la maglia verde Alankim, sponsor della maglia. Ricordiamo anche questa gara, che è stata ovviamente possibile grazie anche all'aiuto dei comuni di Capannoli, di Chianni, di Casciana Terme Lari e di Terricciola, che è l'ultima ovviamente ospite a ospitare l'arrivo. Qui vediamo che siamo vicinissimi veramente al Gran Premio delle Montagne ed è Sierra della ciclistica Biringhello che sta provando a fare il ritmo sul corridore, su Scalco, c'è anche Zordan lì davanti, arrivano anche gli atleti della Aspiratori Otelli, vediamo, riconosciamo anche la maglia dei giovani di Archetti lì davanti, c'è anche Volpato terzo della generale in questo momento, sono lì davanti diciamo i primi 10 della generale, quindi sarà un'ultima tappa che promette spettacolo. Stanno arrivando anche gli atleti della Assali Stephen Omap sulla testa, prova lo scatto in questo momento, vediamo della Assali Stephen Omap, lo abbiamo visto col dorsale 40 Negrente, però è sempre rimasto lì presente Sierra con Scalco in seconda ruota, ora che sta andando a fare l'andatura la maglia del Gran Premio della Montagna. Vediamo Sierra, occhio perché Sierra è in classifica, perché durante la prima tappa è arrivata addirittura seconda al traguardo dietro Vardanega, e vediamo traguardo del Gran Premio della Montagna vinto da Juan David Sierra della formazione della ciclistica Biringhello davanti a Matteo Scalco della formazione della Borgo Molino Vigna Fiorita, quindi altri 3 punti per Scalco, che dai 15 punti passa a 18 punti, mentre invece i 9 punti passa esattamente a 14 punti l'atleta della formazione della ciclistica Biringhello. E siamo passati con le immagini al 52esimo chilometro di gara, con 3 atleti che hanno preso la testa ora della corsa. Ultima posizione per Juan David Sierra della ciclistica Biringhello, davanti a lui c'è Leonardo Volpato, occhio perché è terzo della generale a 5 secondi, quando siamo partiti pochi istanti fa, 5 secondi il suo ritardo dal leader della generale, compagno di squadra Zordan, terzo ieri sul traguardo di Chianni per Volpato, e poi c'è anche Dario Igor Belletta della GB Team Paul Cantù, 4 km al passaggio sotto il traguardo del primo GPM di Terricciola, secondo di giornata. Siamo dietro, vediamo, riconosciamo Casalini, riconosciamo anche Piffer in questo momento a fare l'andatura, stanno cercando di venire via 5-6 atleti sulla testa del gruppo, ma è difficile anche dal cappello che prova a venire, c'è stato a quanto pare una caduta per quel riguardo all'atleta della Autozai Petrucci Contri, ovvero dal cappello. Arrivano anche le maglie della Borgo Molino Vigna Fiorita e Alessio Delle Vedove, il velocista della formazione. Chiaramente oggi non è una gara adatta
alle sue caratteristiche, dobbiamo anche dire del fatto che è molto difficile correre in quattro, e la prima tappa lo ha dimostrato, perché magari le squadre dei velocisti, avendo solo quattro corridori, si sono ritrovate un po' messe sotto scacco, non sapere cosa fare per provare a chiudere la fuga dei tre atleti, che poi alla fine è andata all'arrivo con la vittoria di Leonardo Vardanega. Qui siamo sulla testa della corsa di nuovo, siamo piombati di nuovo sulla testa della corsa in questo momento. Eccoli qui i tre atleti, sempre Dario Igor Belletta a chiudere il drappello del terzetto, poi Sierra ora che va a rilevare, occhio perché c'è il GPM e Sierra può prendere 5 punti, quei 5 punti che lo manderebbero in testa alla classifica dei GPM, perché Scalco non avrà occasione di prendere punti in questa maniera, perché in questo momento Matteo Scalco è dietro nel gruppo e ha un 18 punti, quindi per un punto praticamente prenderebbe la maglia verde virtuale, sempre virtuale, con David Sierra, l'atleta della ciclistica Viringhello. Ricordiamo anche gli sponsor di questa manifestazione, come la Vesta Corporation, la Magazzini Mangini, la Ecofor, la Alankim, la Valdera DB, la Agricola Industrie Macchine Arcenni, la Conad di Capannoli, che oltre a a ospitare la partenza della prima, il ritrovo della prima tappa, quella interamente corsa sul territorio di Capannoli con partenza e arrivo nello stesso posto, soprattutto ha, diciamo, si può dire, sfamato anche l'intera carovana al seguito di questo giro ciclistico della Valdera. Primo GPM di giornata, passati nell'ordine in questo momento Sierra, che ha vinto il GPM, davanti a Belletta e terzo Volpato. Quindi, diciamo, non c'è ancora l'ufficialità, ma maglia verde virtuale è il corridore della ciclistica Viringhello, Sierra. C'è uno scatto in testa al gruppo, sta passando ora il plotone con Scalco, con Zordan, che prova sicuramente, Scalco vuol provare a recuperare, anche perché in questo momento abbiamo detto del fatto che Volpato è a un'altra maglia virtuale, è quella di Volpato, perché Volpato 5 secondi di ritardo al mattino e ora si ritrova leader della classifica generale virtuale. Siamo al 62esimo chilometro di gara, siamo con i tre atleti al comando. Un po' affaticato ci sembra l'atleta della ciclistica Viringhello, primo piano per il leader virtuale di questa gara, colui che probabilmente ha sorpreso molti, non probabilmente i suoi direttori sportivi che lo conoscono, Leonardo Volpato, terzo ieri al traguardo. Ma dobbiamo dire quello che ci ha colpito dell'Unione Ciclistica Giorgione, che ha già vinto due tappe, che ha già piazzato un altro atleta al comando in questo momento, che hanno sempre azzeccato le fughe giuste e soprattutto con gli uomini giusti, perché Vardanega, che ora è davanti con la maglia a punti, lui che è secondo di questa speciale classifica dietro al compagno di squadra, infatti vediamo che Vardanega sta lavorando probabilmente per il compagno. C'è un attacco da parte di Carlo Shortino della formazione della Cassano Matec, alle sue spalle si porta l'atleta della formazione del team Franco Ballerini, Umberto Morea. Stanno riprendendo in questo momento il corridore della ciclistica Viringhello, lo avevamo detto che era un po' affaticato Sierra, rimangono due al comando, quindi distacco per questi corridori, 22 secondi il ritardo in questo momento sulla testa della corsa, che ora rimangono con due atleti. Prova a fare ritmo ora anche la maglia verde, quella di Matteo Scalco della Borgo Molino Vigna Fiorita, e siamo piombati invece con le immagini al 72esimo chilometro di gara. La situazione è di nuovo in evoluzione, perché sono arrivati altri atleti sulla testa della corsa. Due maglie dell'Aspiratorio Telli sono quelle di Mirko Bozzola, ovvero vincitore del Gran Premio Liberazione a Roma da solo, e primo piano proprio di lui che sta facendo l'andatura, e poi il compagno di squadra Casalini. Poi è arrivato grande protagonista a Turano, grande protagonista per Casalini, e poi c'è anche da Porto dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Questi sono i tre atleti che sono piombati su coloro che erano in fuga prima, Belletta della formazione del GB Team Paul Cantù e soprattutto su Volpato. Vantaggio dei tre atleti è di cinque atleti, un primo e 10 secondi. Incredibile quello che sta succedendo, perché in questo momento è Alessio delle Vedove, e non è facile perché siamo in salita e Alessio delle Vedove è un velocista, gruppo ancora molto folto, sta ovviamente lavorando per Scalco, secondo della generale, Paletti è in rampa di lancio in seconda posizione, Cattani in terza, quelli della generale sono lì davanti. Vediamo che Zordan marca subito a ruota il secondo della generale, ovvero Scalco, si muove con brillantezza Scalco, ma si muove bene anche Luca Paletti del team ciclistico Paletti,
Cattani, Zordan, Gualdi e lo segue, anche qui c'è una lotta per la maglia gialla, Gualdi che a ruota si trova Archetti della Bustese Olonia, lui che è miglior giovane in questo momento, Gualdi è un primo anno, quindi si lotteranno loro la maglia del miglior giovane, Gualdi e Archetti. Abbiamo visto le prime posizioni del gruppo come abbiamo fatto vedere, siamo vicini al secondo GPM, due giri al termine come indica il cartello. Secondo GPM vinto da questo da Casalini davanti a Volpato e a Belletta. Vediamo ancora, passa ora in questo momento il gruppo, ritardo di un primo secco per il gruppo, gruppo che però si sta spezzando, guardate, stanno passando veramente tutti alla spicciolata, non sarà facile per loro andare a chiudere su gli atleti al comando. Vediamo sempre il cartello che indicava due giri alla conclusione e siamo tornati con le immagini sui cinque atleti di testa. 78esimo chilometro di gara e ora a fare l'andatura Dario Igor Belletta. Dicevamo molte volte anche con tanti addetti ai lavori che volevamo vederlo in questo giro della Valdera più protagonista. Per le prime due tappe probabilmente ha un po' faticato, forse la prima è stata anche un fatto che si sono fatti cogliere tutti di sorpresa, ma Dario Igor Belletta ha saputo cogliere l'occasione al volo nell'ultima tappa inserendosi in questo tentativo di fuga a 5 e quindi vedremo se poi alla fine della giornata avrà pagato il suo sforzo. Ora fare l'andatura è Volpato, occhio perché in questo momento il suo vantaggio è abbastanza buono e continua a essere maglia di leader virtuale. Siamo dietro, gruppo allungato, gruppo che rischia di spezzarsi, 40 secondi per l'avanguardia gruppo, 40 secondi. C'è un atleta dell'Autozai che prova a venire via e tra i più attivi è Matteo Scalco che chiaramente rischia di giocarsi la seconda posizione ma soprattutto rischia di veder saltare i sogni di vincere questo primo giro ciclistico della Valdera che veramente è stato bellissimo, tanti colpi di scena, lo dicevamo, prima tappa detta ai velocisti, poi invece vanno via i tre atleti, dietro non c'è accordo, nessuna formazione riesce a organizzarsi, più formazione, rimangono bloccati dietro. Ieri grande tappa quella da Casciana Terme Lari con Rivacchiano con la vittoria di Zordan, vediamo prendere rifornimento intanto in questo momento gli atleti, una giornata molto molto calda, probabilmente una forse delle tre è anche la più calda, quella di quest'oggi a Terricciola è molto caldo, infatti i ragazzi dovranno essere bravi, prima vedevamo nelle immagini un po' di qualche chilometro fa i Belletta cercare di assumere anche qualche gel, ma è importante soprattutto l'idratazione, oggi veramente i liquidi. È molto importante l'assunzione dei liquidi oggi perché si può sbagliare e se prendi veramente una crisi puoi saltare. Primo piano per Mirko Bozzola della formazione dell'Aspiratori Otelli che l'abbiamo detto, no? Mattatore a Roma possiamo dire, il gladiatore, così lo possiamo chiamare, un gladiatore a Roma perché a Roma il 25 aprile si è andato a prendere il Gran Premio Liberazione di Roma e vediamo che dietro c'è un'altra aggiornamento perché dopo 90 km davanti ci sono sempre Bozzola e Volpato ma 1.05 questi tre, si tratta di De Mauro della formazione del gruppo sportivo Gulp Pool Valbibrata, poi dietro di lui c'è Diego Braccalente della formazione della Trodica di Morrovalle e poi D'Apporto della formazione della Italia Nuova Borgo Panigale, sono questi i tre atleti che stanno inseguendo a un primo e 5. Occhio perché Braccalente è nella classifica generale, cioè è dodicesimo nella classifica generale, un ritardo di 2 primi e 0-1, se rientra davanti potrebbe, intanto in questo momento gli sta dando una bella botta per quello che è la classifica generale, sta scalando posizioni importanti perché è riuscito a venire fuori dal gruppo Diego Braccalente, a cui possiamo dire ama queste zone perché lui che l'anno scorso da primo anno vinse in una volata ristretta di 6 corridori la gara di Casciana Terme Lari, la gara possiamo dire che ha un po' dato il via poi a questo giro della Valdera, anche se nelle idee di Claudio De Angeli e dei suoi collaboratori era da tanto tempo che l'avrebbe voluto e dobbiamo dire che in Toscana e in Italia serve in Toscana un giro a tappe come questo e sicuramente la speranza di poter vedere anche un futuro per questo giro ciclistico della Valdera, magari chissà un'importanza ancora maggiore. Intanto ultimo GPM con il suono della campana, ultimo giro, ultima tornata di questo giro ciclistico della Valdera, ha vinto Volpato su Mirko Bozzola, queste le due prime posizioni della
dell'ultimo GPM, adesso non ce ne sono più, si andrà verso l'arrivo, quindi si deciderà, vedremo anche il ritardo sotto il traguardo come andrà a vedere, vedremo anche il distacco dei contrattaccanti, sempre dietro con la nostra moto ripresa, oggi guidata da Gabriele Varignani con Daniele Ciampi a fare le riprese. Passano ora i tre contrattaccanti, è stato De Mauro a fare la terza posizione, un primo e 9 secondi il loro ritardo, è sempre De Mauro che prende anche la terza posizione del GPM, scortati anche dalla moto in formazione di Adriano Edini, oggi la seconda è quella di Piero Germelli. Passa ora Rosa, che in questo momento è ripreso dalla nostra seconda telecamera di Massimo Ciampi. Passa ora anche il gruppo, il gruppetto diciamo dei leader della classifica, il gruppo Maglia Verde, lo vogliamo rinominare perché c'è Matteo Scalco, c'è Conforti, ma noi lo rinominiamo gruppo Maglia Verde, non ce ne vogliono gli altri. Occhio perché sta cedendo, Gualdi è davanti e Archetti viene scortato da Turconi, occhio perché Turconi stava portando sulla maglia del miglior giovane, invece qui in difficoltà netta il leader della classifica generale, ovvero Zordan, staccato anche dal drappello dei migliori, quindi probabilmente uscirà fuori dalla classifica. Passa ora Lazzarin in difficoltà, la maglia dei traguardi volanti ha provato a difenderla ma non ce l'ha fatta, mentre siamo tornati con le immagini al 99esimo chilometro di gara con i due atleti al comando, con Volpato e con Bozzola. Anche Bozzola in classifica, nono classificato con stamattina con 2.01 di ritardo, sta scalando veramente tante, tante posizioni Mirko Bozzola, quindi bisogna stare veramente attenti a quello che potrebbe succedere in classifica generale, perché Zordan ha ceduto, in questo momento Zordan ha ceduto, è dietro addirittura al gruppetto con dentro Conforti e con dentro Scalco, quindi fuori dalla classifica Zordan. È in difficoltà anche Archetti, perché è in difficoltà netta Riccardo Archetti della Bustesa Olonia, e Gualdi era nel gruppo dei migliori, quindi in questo momento potrebbero cambiare anche due maglie. Vediamo che si stanno un po' studiando, i due atleti ora potrebbero anche avere anche guadagnato, e infatti così, perché vediamo l'aggiornamento dei tempi sul drappello, possiamo rinominare drappello Bracalente, perché Bracalente è quello messo meglio in classifica, 12esimo, ha un ritardo di 2.01 con lui d'apporto e De Mauro, ritardo di un primo e 20 secondi, sono passati sotto il traguardo, avevano 1.09, hanno perso altri 11 secondi dalla testa della corsa. Vediamo ancora la corsa che si sta muovendo verso quello che sarà la conclusione. È stato veramente, lo vogliamo dire ora che mancano ancora dei chilometri all'arrivo, è stato un giro ciclistico della Valdera alla prima edizione, lo ricordiamo, la prima edizione è sempre quella diciamo del rodaggio, però è stato un rodaggio ben fatto da parte di Claudio De Angeli e dei suoi collaboratori, perché ne ha avuti tanti, i due direttori di corsa, Francesco Zingoni, Alessio Baudone, Federico Grassi che si è dato da fare, lo vedevi in giro da tutte le parti, Giovanni Guidi che è stato instancabile da tutte le parti, Fabio Costagli che è stato veramente anche lui veramente utilissimo con il gruppo della Capannolese, con le moto informazioni anche al seguito, anche quella di Sandro Manzi che oggi non c'è ma c'è stato per le prime due tappe, Adriano Dini, Piero Germelli, Stefano Fabbri che insomma hanno dato tutti una mano, Sanzio Rampogni, Mario Meccacci, insomma tutti che hanno voluto dare una mano a questo giro della Valdera. Intanto che stavo parlando, siamo veramente ormai nel finale e qui siamo dietro, e siamo dietro, distacco di Rosa 1.25, quindi sta provando a rientrare, distacco del gruppo Maglia Verde 1.30, il ritardo di questo gruppo con dentro Conforti, con dentro Scalco, con dentro Piffer, con dentro Montanari, con dentro abbiamo visto altri atleti di riferimento, quindi occhio veramente, e siamo ormai vicinissimi al ricongiungimento. Rosa già ieri era stato protagonista di un'azione, ma purtroppo si era dovuto staccare quando mancavano una ventina di chilometri all'arrivo, aveva ceduto, mentre invece questa volta Luca Rosa sta provando a rientrare sui contrattaccanti, non su quelli di testa che hanno ancora un buon margine, però già avere un aiutante in più per i contrattaccanti è una cosa sicuramente di aiuto. Vediamo che ha capito che può rientrare, sta rientrando sul gruppetto, noi abbiamo denominato il terzetto Bracalente perché Diego Bracalente era quello messo meglio in classifica, e vorrei spezzare anche una lancia a favore di De Mauro, perché ha fatto veramente una gara fin qui incredibile, perché De Mauro è stato tra i più attivi e ha tirato quasi sempre lui su questo
questo drappello, anche se se ne parla un gran bene di Diego Bracalente, però Di Mauro è stato veramente tra i migliori, è stato anche quello che ha tirato più di tutti, infatti si è preso anche il terzo GPM. Occhio perché dietro si è fermata la macchina di Cicli Barone, quindi vuol dire che stanno arrivando contro gli altri dietro, il gruppetto della maglia verde, però noi siamo, non possiamo aspettare, siamo tornati di nuovo sulla testa della corsa, sui due atleti al comando ormai da diverso tempo, da Mirko Bozzola e Volpato, maglia di leader virtuale in questo momento sulle spalle di Mirko Bozzola e di Leonardo Volpato della Giorgione, partito stamattina con 5 secondi di ritardo dal compagno di squadra, e se andasse a vincere il giro la Giorgione ha fatto un giro da mattatrice veramente, perché due tappe vinte e tutte e tre i giorni ha indossato la maglia di leader e hanno portato a casa anche la doppia maglia punti e maglia bianca, perché in questo momento se arrivassero così lui prenderebbe anche la maglia punti. Intanto dietro, oltre a Rosa, sono rientrati anche Montanari, anche Conforti, poi qui vediamo è rientrato anche Galante della Ausonia, che vediamo in questo momento anche dal cappello, quindi questi sono gli atleti rientrati. Adesso abbiamo 8 atleti che stanno inseguendo la testa della corsa, l'unione fa la forza, si cerca di andare a girare, non sarà facile, vediamo che D'Apporto si sta cercando di bagnare perché è veramente caldo, ve lo assicuriamo, c'è veramente tanto caldo, questi ragazzi l'hanno preso tutti i giorni, ma oggi nell'ultima tappa è stato veramente, non ha mai ceduto, e pensate che prima della partenza, poco prima, aveva fatto qualche goccia quando eravamo presso il ritrovo lì ai magazzini Mangini, ma probabilmente è stata quella pioggia che invece di fare bene ha fatto peggio, perché ha fatto ribollire tutto il tempo e anche l'asfalto, soprattutto dove vanno gli atleti. Vediamo in questo momento che dal cappello, l'avevamo già visto prima, probabilmente ha avuto una caduta perché è sbucciato e si è aperto un po' il pantaloncino. Qui vediamo i due atleti scortati ora in questo momento dalla moto informazione di Piero Germelli, vediamo sempre i due atleti, è qui che si decide il giro ciclistico della Valdera alla prima edizione. Vediamo Mirko Bozzola sembra essere un po' in difficoltà, su invece Leonardo Volpato che sembra essere attivissimo in questo momento, vediamo veramente attivo, e abbiamo detto ieri è stato bravissimo, però probabilmente la corsa, visto che arrivavano in 4, era anche più facile per Zordan. Oggi ci hanno provato, ci aveva detto ai nostri microfoni ieri, la vogliamo portare a casa, la difenderemo, e a quanto pare la vuole difendere Leonardo Volpato, perché in questo momento se cede lui cedono le speranze della Giorgione, perché Zordan è dietro, Vardanega sicuramente è dietro, quindi solo e soltanto lui rimane. Noi abbiamo nominato tutti, non abbiamo nominato la direzione di giuria, il collegio di giuria, con il presidente Daniele Balzi, con il componente Damiano De Vito, Ernesto Maggiani, Francesca Cantarin, Vincenzo Baglieri, Fabio Montagnier e Domenico Viggiano. Questo ovviamente il collegio di giuria di questa gara, di questa prima edizione del giro ciclistico della Valdera. E qui vediamo ancora il primo piano, siamo vicinissimi veramente all'ultimo chilometro, siamo vicinissimi ormai, ed eccolo qui, è il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Abbiamo visto prima degli atleti degli altre squadre anche dare dell'acqua, bagnare più che altro gli atleti, perché ora è questo quello che vogliono i ragazzi, è un caldo veramente, come si dice in gergo, che si muore, si respira male, un'afa incredibile. Vediamo in questo momento, vedo molto bene Volpato che si sta alzando ripetutamente sui pedali, piegato sulla bicicletta invece Mirko Bozzola un po' in difficoltà, affaticato sicuramente, tra i due è più scalatore Leonardo Volpato rispetto a Bozzola, che sta un po' faticando. Vediamo incitato anche dai tifosi il corridore della Giorgione, che chiaramente sa di poter, ci sembra che abbia messo il rapporto, perché qui tende un po' a scendere, ha inserito il rapporto più lungo per fare ovviamente meno metri, vediamo un po' quello che succederà, e per spingere meglio, perché nel finale di questa tappa si può spingere anche il rapporto senza alcun problemi. Stringe i denti, non vuole mollare Mirko Bozzola della Aspiratori Otelli, ormai è lì, si vuole giocare la tappa, vuol provarci veramente a
a provare a vincere quella che sarebbe un grande successo. Vedremo se sarà così, perché con il ritardo che ci viene dato ora in questo momento non c'è problemi, perché Leonardo Volpato vince il giro e Mirko Bozzola potrebbe vincere la tappa. Vedremo se andrà così, vedremo se andrà veramente così, non lo sappiamo ancora, però quello che sappiamo è che Mirko Bozzola è rimasto a ruota, è rimasto con 50 metri di distacco, ha stretto i denti. Probabilmente non ha neanche cercato di spingere troppo il corridore dell'Unione Ciclistica Giorgione, ha cercato solo di fare ritmo. Siamo ai 200 metri all'arrivo, 200 metri all'arrivo, veramente vediamo, li lasciamo andare, li prenderemo con la moto, con la seconda telecamera, la telecamera fissa, e vediamo, c'è una stretta di mano, quindi c'è l'accordo di non fare lo sprint, perché uno si prende la tappa, l'altro la maglia, ed eccolo lì, è già davanti Mirko Bozzola, festeggiano tutti e due, Mirko Bozzola prende la tappa e Leonardo Volpato si prende il giro della Valdera. Arriva ora Luca Rosa, bravissimo, della Energy Team Young, vediamo, arriva ora in questo momento Dal Cappello in quarta posizione, arrivano tutti alla spicciolata, Omar Dal Cappello della Tozza in quarta posizione, vediamo, li vediamo, quinta posizione, arriva ora Galante della Ausonia, poi arriva Di Mauro, poi arriva Shortino, poi anche Piffer, vediamo, Piffer settimo, ottavo Shortino, scusate, poi arriva in questo momento nono Bracalente, decimo Gualdi, vediamo un attimo perché non ho visto Archetti, vedo arrivare ora Cattani, vediamo, vedo arrivare, non ho visto arrivare Archetti, e arriva ora Riccardo Archetti, quindi diamo l'ufficialità, si prende la maglia Simone Gualdi della scuola ciclismo Cene, ha ceduto, l'avevamo visto già sulla penultima salita che Turconi stava cercando di fare ritmo e stava cercando di tenere davanti Archetti per consentirgli di perdere meno tempo possibile. Questo è il replay, non c'è stata assolutamente volata, la vittoria di Mirko Bozzola e la vittoria soprattutto dell'ordine di quello che è ovviamente la classifica, perché vince Volpato secondo, e questo è il podio di tappa però, perché primo è Bozzola, secondo è Volpato e terzo è Rosa, ma a vincere questo giro ciclistico della Valdera è Leonardo Volpato della Giorgione davanti a Matteo Scalco della Borgo Molino Vigna Fiorita, e terzo è Simone Gualdi della Cene, primo anno in categoria e riesce a prendersi la maglia di giovani e anche a portare il terzo posto. Eccola qui, maglia bianca Regione Toscana per lui, per Leonardo Volpato, che si prende anche quella rossa a punti della Ecofor, quindi la Giorgione che porta a casa le due maglie di ogni tappa e la porta anche nell'ultima cosa. Qui vediamo Giacomo Bacci che premia, prima era Alessandro Nardini, qui Giacomo Bacci, qui Nicola Procino che premia invece Matteo Scalco, non ce l'ha fatta a chiudere la sua prova Sierra, qui invece le immagini di Armando Mangini che premia Alessandro Romeo Zanetti della regia congressi sia con Valdarno, che si prende la maglia dei traguardi volanti all'ultima tappa, come anche si prende la maglia all'ultima tappa dei miglior giovane Simone Gualdi premiato da Claudio De Angeli, mentre Federico Grassi premia il miglior toscano Lorenzo Conforti, decimo della generale. Qui le maglie schierate con Mirko Bini, con Grassi, con Federico Grassi, con Claudio De Angeli, è stato un giro bellissimo, speriamo che vi siete divertiti veramente a viverlo con noi, tre tappe incredibili, speriamo di poterlo rivivere anche il prossimo anno, e qui la premiazione per il Memorial Davide Faraoni con Luciana Gradassi e il marito Carlo Faraoni, e con queste immagini vi diamo appuntamento magari chissà al prossimo anno e andiamo alle interviste di rito. Leonardo Volpato, Unione Ciclistica Giorgione, allora un giro da incorniciare per te, te lo sei portata a casa, avevi detto l'avresti protetta, l'hai protetta te con questo secondo posto e con questa vittoria finale. Sì, sapevo che ovviamente l'ultima tappa, tutti volevano giocare la tappa, ma soprattutto anche ribaltare la classifica, noi siamo riusciti, tutta la squadra, dal primo all'ultimo, siamo riusciti a stare sempre davanti, a controllare la corsa, e già dalle prime salite ho visto che ci provavano molti attacchi, ho chiuso su varie fughe e poi ho visto che erano partite, allora ho deciso di partire anch'io, così anche da salvaguardare il mio compagno che aveva la maglia e andare a rendere tutto più tranquillo. E alla fine la maglia è sempre rimasta in casa di Giorgione e nel finale giustamente ho lasciato la vittoria a Bozzola e a me la vittoria del giro. Mirko Bozzola, Aspiratori Otelli, allora un grande successo per te, l'ultima tappa, sei riuscito a rientrare in classifica, siete andati via in due, ci avete creduto soprattutto, no? Sì, ho iniziato questo giro non molto bene, un po' di sfortuna, ho avuto un incidente meccanico
in discesa ho perso 2 minuti e mezzo, però poi nella stessa tappa sono riuscito a limitare i danni. Ieri mi sono un po' sbagliato, ho lasciato andare via la fuga buona, poi sono uscito con altri corridori ma non siamo riusciti ad entrare. Oggi ci tenevo a far bene, sapevo che sarebbe andata come gli altri 2 giorni, che sarebbe andata via la fuga, sono riuscito ad entrare, poi ho riattaccato insieme a Volpato, siamo riusciti ad andare via e poi siamo sempre andati via regolare, ci siamo messi d'accordo che io avrei vinto la tappa e lui avrebbe vinto il giro. Una dedica speciale per questa vittoria? Ma la dedicava a mio papà, che è il mio primo tifoso fin da piccolo, e ci tiene tanto a me e mi segue sempre, alla mia fidanzata che è sempre presente e ci tiene molto, e a tutta la mia famiglia e alla squadra. Luca Rosa, Energy Team Young, allora un bel giro per te, no, nel finale, soprattutto ieri ci avevi già provato, forse sono mancate un po' le gambe su una delle ultime salite, però oggi sei uscito nel momento perfetto, hai preso il podio, quindi alla fine sei andato in crescendo. Sì, esatto, ieri volevo testarmi, vedere com'era la gamba, quindi ho anticipato, sapevo che la corsa era lunga e poi sono saltato quando mancavano più di 20 km dall'arrivo. Però stamattina mi sono svegliato, le sensazioni erano ancora buone e quindi sapevo che potevo fare risultato e ci ho provato e è andato bene. Ecco, forse magari non c'era molto accordo per andare a chiudere su Bozzola e su Volpato. No, sono andati fortissimo, le gambe venivano a mancare comunque nel finale, il caldo ha fatto anche la sua parte e eravamo tutti al gancio e quindi è andata, cioè, era impossibile recuperarli, andavano troppo forte. Simone Gualdi, Scuola Ciclismo Cene, allora te ieri avevi sfiorato questa maglia gialla, per pochissimo non l'avevi portata a casa, oggi 10º posto nella tappa e soprattutto porti a casa questa maglia di miglior giovane, quindi una bella soddisfazione e sempre in crescendo. Sì, ci tenevo a far bene, era un appuntamento per preparare al meglio il campionato italiano. Sono riuscito a portare a casa questa maglia che comunque vale tanto e ho portato a casa anche un 3º posto in classifica generale. Ora vedremo domenica come andrà l'italiano e poi il proseguo della stagione. Siamo con il primo cittadino di Terricciola, Mirko Bini. Allora, poche settimane fa eravamo alla presentazione di questo giro ciclistico della Valdera che voi avete ospitato con l'ultima tappa. La partenza dalla Rosa di Terricciola e l'arrivo qua su. E so che lei si è impegnato molto per questo giro e per aiutare anche gli organizzatori. Sì, perché c'era voglia di ripartire, c'era voglia di riportare le 2 ruote sul nostro territorio. Credo che oltre la giornata calda, che non ha certamente aiutato, c'è stata però una grande risposta, molte persone sul percorso, molte famiglie che sono venute a vedere quello che era l'arrivo dell'ultima tappa e decisiva, ci ha aiutato molto il pathos finale, quindi credo che sia assolutamente una manifestazione riuscita, speriamo di poterla riproporre anche nei prossimi anni. Luciana Gradassi, Carlo Faraoni, allora Luciana, te per tanti anni nel ciclismo, nel comitato regionale, Carlo anche te da tanti anni nel ciclismo. Luciana, questa è una gara che ovviamente ha qualcosa di speciale anche per voi, non potevate mancare a questa gara, siete sempre presenti ma in questa più che mai. Ma noi siamo presenti, io forse più di lui, perché io sono attaccatissima al ciclismo, difficilmente mi ci levano, però cioè, questa gara Claudio ha avuto verso di noi, ha fatto una cosa bella verso di noi, ha fatto in memoria per il nostro figlio e io, anche se ci fosse stato 60 gradi, sarei stata presente sempre, neanche per dovere, per riconoscimento, perché credo che queste cose facciano bene oggi, dove il rispetto non esiste più, invece il rispetto dovrebbe essere la prima cosa quando si alza la mattina. Claudio De Angeli, presidente della Una Bici per Tutti, società organizzatrice. Allora, te molti anni fa avevi ovviamente un desiderio, quello di vedere un giro ciclistico qui nella Valdera, nella Toscana e nella Valdera. L'anno scorso era stata un po' una prova qui a Casciana e poi soprattutto nel mese di settembre, quest'anno ce l'hai fatta. E alla fine dei 3 giorni possiamo dire è andato tutto bene. È stata un'esperienza meravigliosa. Sono state 3 tappe meravigliose. In uno scenario come la Valdera, spettacolare, l'ambiente che abbiamo scelto per rappresentare le tappe è di per sé una cosa stupenda. L'aiuto dei volontari, di Federico, che mentre ora in questo momento noi si parla delle Valli Striscioni, tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano, le polizie municipali della zona, dei comuni interessati,
e anche dei comuni limitrofi che si sono adoperati per darci una mano. I ragazzi miei, Daniele Brotini, insostituibile, pernio assoluto dell'organizzazione, la direzione di corsa che ho affidato a delle persone iper, super competenti come Zingoni e Baudone. Ma poi insomma tutti gli altri ragazzi l'avete visti anche voi che sono andati da fare. Quindi sì, un bel risultato, nasce un giro che diventerà fra pochi anni un giro di riferimento del ciclismo degli juniores. Speriamo di essere aiutati, perché poi alla fine della fiera i discorsi sono tutti belli, bravo Claudio, però poi finito l'ultima tappa vanno via tutti e noi si resta a programmare l'anno prossimo. Quindi ho buona fiducia, speriamo che chi ha visto con i propri occhi si renda conto di cosa siamo capaci di fare.